Salve, benvenuti nel podcast di Cultura e Culture, il blog nato nel 2008 che si occupa di film, di libri, di serie TV, di costume e di società. Io sono Maria Iannicello e oggi di cosa vi parlo? Scopritelo dopo la sigla. Oggi ti voglio parlare di un documentario che si intitola Trovare il coraggio, la cui protagonista è Brené Brown. Però prima voglio fare una considerazione su ciò che è arrivato a me guardando il documentario. Ebbene, ci hanno insegnato ad essere forti e coraggiosi, a non piangere, a dimostrare di essere sempre impeccabili. Pensateci un po', stringi i denti e vai avanti, ci dicono sin da bambini, soprattutto ai maschietti, che della vulnerabilità se ne faranno ben presto un cruccio. Piangere è da femminucce, viene detto loro, mentre quelle femminucce, tanto criticate per le loro lacrime e per una presunta debolezza, sono portate a fare spesso un passo indietro nella vita, non per codardia, ma perché così è stato insegnato loro nel corso dei secoli. E allora l'arte e la letteratura femminili, come tutte le produzioni femminili, potrebbero fare un passo indietro e difatti sono state relegate nella nicchia, quando in realtà sono patrimonio dell'umanità. Ebbene, con questo voglio dire che siamo tutti schiavi, maschi e femmine, di un modo di vedere la realtà condizionato e fallace, perché camuffiamo per pudore ciò che di bello ci è stato dato, e mi riferisco alle emozioni. Gli uomini hanno vergogna di provare empatia, nostalgia, tristezza, mentre le donne temono la rabbia in genere. La rabbia femminile viene considerata dalla società un difetto e questa idea collettiva ci costringe poi a non sfruttare le potenzialità di un'emozione necessaria per agire, senza sapere che tutto ciò che viene compresso alla fine esplode. Nel caso degli uomini, ad esplodere sono quelle lacrime che non scorrono e si sedimentano nel corpo. Nel caso delle donne, quasi sempre la rabbia non espressa, che prima di diventare ira, crea la sensazione di sentirsi fuori posto, paurose, incapaci di agire. E Brené Brown ci dice nel documentario che dobbiamo accogliere le nostre vulnerabilità, perché non esiste coraggio senza paura. Questa emozione atavica, cioè la paura, che non può essere distrutta, va saputa tuttavia indirizzare facendo leva su quelle che sono le nostre peculiarità. Ma la Brown parla anche delle critiche e di quella tendenza, soprattutto femminile, a rendersi invisibile per il terrore di essere messi alla gogna sociale o familiare. Si ha paura del giudizio. Il documentario non è un prodotto di genere, è uno show, in realtà, nel quale la sociologa ci sprona ad essere autentici nelle presunte debolezze e lo fa con tanta ironia. Brené Brown insegna scienze sociali all'Università di Houston, ha dedicato gli ultimi 12 anni allo studio del coraggio, del merito, della vulnerabilità e della vergogna. Ed è proprio su quest'ultimo sentimento che insiste nel documentario. La Brown ha pubblicato diversi libri come La forza della fragilità, I doni dell'imperfezione, Osare in grande, Credevo fosse colpa mia, che sono stati tradotti in italiano. Come vi ho detto all'inizio, trovi lo show su Netflix, non so se ve l'ho detto, comunque lo trovi su Netflix. A presto! Grazie per essere arrivato sin qui, questo è un podcast indipendente, ho bisogno del tuo aiuto. Dona ora. Come puoi farlo? Se stai ascoltando su cultureculture.it, trovi il pulsante per le donazioni proprio vicino ai commenti. Se stai ascoltando sulle varie piattaforme di podcasting, trovi il link per le donazioni nel box informativo. Io ti ringrazio e puoi trovarmi su tutti i social, trovi Cultura e Culture.it, su Facebook in particolare, su YouTube, su Twitter e su Instagram. A presto!
stesso.